momento si è capito che due poli avevano fortissime sinergie e sovrapposizioni e si è deciso di fondere in un unico polo il polo innovazione ICT e il polo della creatività digitale. Chi mi conosce sa che sono un po' malato di marketing digitale. In Piemonte abbiamo delle realtà meravigliose, un esempio è Sinestesia, che oltre ad avere un nome straordinario, poi magari spieghi perché, ha fin dall'inizio lavorato con il polo innovazione per integrare la competenza distintiva che loro hanno di creatività con tecnologie molto all'avanguardia. Beh, grazie Mario. Beh, allora, intanto una cosa che mi ha colpito, allora, quando sono venuto qua, sono andato a guardare quali erano i primi contatti che abbiamo avuto con il polo ICT. Sinestesia è nata nel 2011 a marzo e i primi contatti sono proprio di marzo 2011, no? E quello che una delle prime cose che il polo ICT ha fatto per noi è stata la possibilità di partecipare ai famosi corporate meeting, che sono stati un po' la scintilla che ci ha permesso poi di creare una serie di sia di network ma proprio anche di relazioni con le aziende. Molte delle aziende, anche dei volti amici che ci sono qua oggi e che ho salutato, che ho riconosciuto, in molti casi poi sono diventati clienti, partner e abbiamo lavorato insieme. Allora, sinestesia significa unione dei sensi, una parola greca, una figura retorica. Noi facciamo digital, siamo una digital company e facciamo sia tutta la parte che si occupa di sviluppo, ma anche progettazione e anche marketing digitale. Organizziamo degli eventi sul territorio, Droidcon e Swift Heroes sono i più famosi, ma anche Girlstech, per esempio, sull'inclusione femminile nel mondo della tecnologia. E ci occupiamo anche di innovazione, facciamo parecchi progetti proprio insieme al polo di innovazione ICT. Mi fa piacere sicuramente ricordare uno dei progetti che sono live adesso, che è Mercato di Strada, Street Market 360, che porta la trasformazione digitale in un ambito un po' particolare, nei mercati rionali. Permette sostanzialmente a chiunque di acquistare dei prodotti freschi al mercato. In questo momento il test sta girando al mercato di Santa Rita, direttamente alla casa, vederseli poi recapitati come in un e-commerce, quindi trasformando l'esperienza completamente nel mondo digitale. Recentemente stiamo, come sinestesia, diciamo, focalizzandoci molto sui temi legati all'intelligenza artificiale. Infatti abbiamo approfittato del bando PASS per un progetto adesso sull'AI nel mondo del retail. Stiamo lavorando sui bandi Prism con il polo, sempre in ambito big data e in ambito anche, diciamo, tecnologie innovative legate alla formazione, tecnologie immersive sulla formazione. Ultimamente anche con, sempre sul tema intelligenza artificiale, embedded AI sui centri di competenze, competence center, CIM 4.0 e con il progetto VIR, che ci mette a disposizione sempre delle risorse, diciamo, le risorse di calcolo importanti, fondamentali per tutto quello che riguarda il machine learning, per poter creare modelli di apprendimento attraverso, diciamo, enti di ricerca e università. E quindi assolutamente un percorso che ci ha caratterizzati molto e che ultimamente sta diventando tanto legato a degli ambiti innovativi come l'intelligenza artificiale, che è una tecnologia abilitante in tantissime aree, in tantissimi business differenti, ma che richiede degli sforzi importanti dal punto di vista economico, che per una PMI non è facile affrontare senza, diciamo, l'apporto di quello che è una struttura come il Polo ICT e le persone che, con la loro competenza e la loro disponibilità, che confermo è una disponibilità incredibile, totale e assolutamente proattiva, invece permettono appunto di abilitare. Ecco, Francesco non l'ha detto, ma siccome si parla di disponibilità lo dico io: loro rappresentano un esempio straordinario, sono sempre a disposizione per fare sperimentazione a startup, sono sempre in giro a cercare startup per aiutarle,
stanno aiutando l'ITS piuttosto che altri centri di competenza formativi perché i contenuti formativi siano sempre, diciamo, lo stato dell'arte. Quindi grazie, perché oltre al lavoro che fate come membro del Polo siete davvero a disposizione per il sistema Piemonte, e questa è una cosa che vi fa onore, e devo dire, come dicevo prima, fa onore un po' a tutti i rappresentanti qui. Grazie. Grazie. Grazie.